Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Signore Gesù Cristo, ti preghiamo e fondi su di noi il tuo Santo Spirito. Tu desideri tanto che la tua Chiesa cresca nell'esperienza del tuo Spirito, che diamo più profondi, più forti, più stabili in esso, che lo Spirito di Dio non sia più per noi uno straniero, ma un ospite, desiderato, voluto, ascoltato. Ti preghiamo, apri i nostri occhi perché possiamo vedere le tue cose questa sera, apri i nostri orecchi perché possiamo ascoltare non Don Marco ma tu che ci parli. Dacci forza di poter una nostra volta trasmettere le parole agli altri e soprattutto di vivere l'esperienza dello Spirito. Per Cristo nostro Signore. E abbiamo visto lo Spirito Santo nella protezione di Gesù Cristo, lo Spirito Santo che vuole diventare la nostra guida interiore, vivere nello Spirito, guidati dallo Spirito Santo e non più dallo spirito del male. Abbiamo visto lo Spirito Santo che cosa ha fatto nella vita di Gesù Cristo, vedremo, abbiamo appena cominciato a vedere cosa fa nella Chiesa nascente, ma fra tre giorni c'era la Pentecoste e quindi bisogna vedere alcune cose riguardo l'azione dello Spirito Santo in questa occasione per capire poi quello che vuol fare in noi. Abbiamo fatto già tanti Pentecosti nella resistenza. Ditemi se quello che è venuto dagli Apostoli è avvenuto a noi in qualcuna di queste Pentecosti. E allora bisogna andare avanti, e tanto. Quando Gesù sale al cielo, la volta scorsa abbiamo detto che Gesù è salito dal cielo 40 giorni dopo la sua resurrezione e in maniera definitiva lascia la terra ed entra nella dimensione di vita, quella giusta per un essere umano, il cielo, la vita eterna. Quando Gesù Cristo sarà al cielo, promette il dono dello Spirito prima di salire. Vi voglio ricordare queste parole di Gesù Cristo perché ci guideranno nella catechesi di questa sera. Allora, un dei discepoli dice a Gesù: è questo il tempo in cui ricostituirà il regno di Israele? Gesù risponde che non aspetta a noi conoscere i tempi, i momenti che il Padre riguarda la sua scelta, ma, dice Gesù Cristo, e questo è quello che ci interessa, avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi darete testimone a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. Avrete forza dallo Spirito Santo. E la forza dello Spirito Santo si vede nel fatto di poter testimoniare Gesù Cristo ovunque. Se si è forti dello Spirito ce la si fa, se non si ha la forza dello Spirito Santo si è deboli spiritualmente e nessuno più annuncia a Gesù Cristo lo testimonio di nessuna parte, cosa che è quello che sta avvenendo. Poi, Gesù Cristo in questa occasione non si limita a questa promessa, ma prima ancora dice così: ordino loro di non tornare a Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre, quella disse che voi avete udito da me. Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo tra non molti giorni. Allora, ci sono due cose: essere battezzati nello Spirito e avere la forza dello Spirito Santo. Allora, un conto è essere pieni di Spirito Santo. La parola battesimo nella mente di Gesù Cristo non intendeva il sacramento del battesimo, intendeva quello che la parola significa. Baptizei in greco significa immergere. Sarete immersi nello Spirito Santo, o anche il rovescio, lo Spirito Santo si immergerà in voi. E questa è una bella cosa, accidenti.
possiamo essere ripieni di Spirito Santo. Ma per essere testimoni non basta il battesimo nello Spirito. Occorre la forza, in alcune tradizioni è detto molto meglio, occorre la potenza dello Spirito Santo. E la potenza dello Spirito Santo, in altre parti, biblicamente parlando, si dice l'unzione dello Spirito. Quindi c'è il battesimo nello Spirito che si distingue dalla unzione dello Spirito. Il battesimo nello Spirito fa vivere nello Spirito Santo, l'unzione dello Spirito dà la potenza nello Spirito Santo. Chi di noi ha l'unzione? Chi di noi vive nella potenza dello Spirito? Quella che manca oggi più di tutti a noi cristiani è proprio l'unzione dello Spirito, la potenza dello Spirito. Andiamo a rivedere il fatto di Pentecoste. Alcune cose penso che dovreste già conoscerle, sono molto semplici però molto profonde. Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua, qui parliamo già delle festività ebraiche che esistevano ai tempi di Gesù Cristo. La Pentecoste, prima ancora del popolo ebraico, quindi parliamo di oltre 3.000 anni fa, era una festa, il tempo ancora lo dice, inizio di giugno, la festa del raccolto. Lì siamo in Medio Oriente, un po' è diverso, comunque da noi si raccoglie a fine giugno, lì si raccoglieva prima. La Pentecoste era una festa per la quale, quando si raccoglie c'è l'abbondanza. Si può finalmente mangiare, non si può più stare a tirare la cinghia per arrivare al raccolto prossimo. Si fa festa, la festa dell'abbondanza. Si realizza quello che dice l'antico Salmo, che era l'esperienza dei contadini: quando si semina si va piangendo, quando si miete e si raccoglie si canta di gioia. Questo è il primordio. Significa in abbondanza. Su questa festa, non si dice pagana, diciamo una festa naturalistica, festa del raccolto, si innestò la festa ebraica del dono della legge su Mosè sul Sinai, che indica l'abbondanza divina. E allora da festa naturalistica è diventata festa religiosa. Per il popolo ebraico solo, però per gli altri popoli no. Gesù Cristo, che dà pienezza a tutte le cose di cui l'Antico Testamento è soltanto ombra, vedi la Pasqua ebraica con la Pasqua di Cristo, la differenza del passaggio di Dio per portare il popolo di Israele dalla schiavitù alla libertà, dalla terra d'Egitto alla terra di Israele, con la Pasqua di Gesù Cristo, che significa portare gli uomini dalla schiavitù del diavolo alla libertà dei figli di Dio, con la resurrezione dei morti. Anche per la Pasqua, dico scusate, anche per la Pentecoste avviene questo cambio di significato. Non è più festeggiato il dono della legge, ma il dono dello Spirito Santo. Anzi, la legge, secondo il discorso di San Paolo, che se ricordate bene, uccide. Perché la legge non ha potere di togliere i peccati dai cuori degli uomini, come la legge dello Stato non ha potere di impedire che i delinquenti delinquano, e se li mette dentro non ha potere di far cambiare il cuore e la testa dei delinquenti. Gesù Cristo ha potere di cambiarli proprio col dono dello Spirito. Lo Spirito Santo dà il dono della vita nuova alle persone che riconoscono i propri peccati e invocano salvezza da Dio attraverso di Gesù. Allora, la Pentecoste ha come argomento ciò che causa la festa, il dono dello Spirito Santo. Per cui oggi, per esempio, festeggiare Pentecoste e fare una celebrazione
dove l'unico che non c'è è lo Spirito Santo, sarebbe una cosa assurda. Se si festeggia Pentecoste e non viene nello Spirito, se lo Spirito viene, non ci lascia come prima, ci cambia, e di tanto. Per cui non ha senso un modo vuoto di celebrare la festa di Pentecoste, come tutte le festività cristiane, però in particolar modo questa. Se esiste una festa di Pentecoste, perché la Pentecoste si deve ripetere su quelli che vanno a questa festa. Occorre che si effonda lo Spirito, perché lo Spirito di Dio vuole effondersi sui cristiani. Ma se noi non lo permettiamo, se noi non lo aspettiamo, se noi non lo desideriamo, se noi non ci apriamo a Lui, come farà lo Spirito a farlo? Ecco, Gesù Cristo ha mandato gli apostoli dal giorno dell'ascensione fino al giorno di Pentecoste a casa degli apostoli, in quel caso del Cenacolo, lì si trovavano insieme. E cosa hanno fatto quelli? Hanno aspettato. Guardate, questo fatto di aspettare il tempo di Dio è una cosa che nella Bibbia ha un'importanza estrema, perché i nostri tempi non coincidono mai con i tempi di Dio. Noi vorremmo tutto e subito. Se Dio non decide di darci quello che diciamo noi, dobbiamo aspettare. Non possiamo inventarci una grazia che non esiste, un dono che non viene dato. Uno, cosa diceva Padre Pio quando le persone chiedevano riguardo la preghiera? Io pregavo tanto e non mi succede su niente. Lui diceva che lui, quando pregava, chiedeva e poi aspettava la risposta di Dio. Non lo possiamo determinare noi. E nel suo tempo non possiamo chiedere e smettere di aspettare. Se uno smette di aspettare significa che fa in un altro modo, quindi manca da a gambe per l'aria l'opera di Dio su di lui. Non attendi più niente da Dio, non permetti a Dio di lavorare nella tua vita. Quindi Gesù Cristo manda gli apostoli ad aspettare. Questo è molto importante perché ci insegna a vivere in obbedienza di Dio. I tempi li decise Lui. Lo che devo fare io lo decise Lui. Oggi, domani, il mio futuro, la mia vocazione, la mia realizzazione in questo mondo e in quell'altro, lo sa Lui. È mio Padre, provvede per me. Come faccio a farmi un progetto al di fuori del progetto di Dio? Cosa faccio? Cosa posso fare su di me stesso meglio di quello che Dio vuole per me? Sia fatta allora la tua volontà su di me, che è il progetto migliore che Dio posso fare su me stesso. Allora gli apostoli devono cominciare a sapere aspettare. Tant'è vero che le aspettative degli apostoli sono sempre sbagliate. Quel tale che ha chiesto: è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? Dopo tutta la sua predicazione, i miracoli, la morte e la resurrezione, questo ancora aspettava il regno della terra. Per loro questo regno è il regno di Dio, perché lui l'aveva voluto Israele. Era quello il regno di Dio, quello, il regno di Israele. Gesù Cristo invece ha sempre fatto tutto meno che il regno di Israele. Ha fatto il regno di Dio, il quale diceva lui alla gente che l'ascoltava: guardate che il regno di Dio non si può dire eccolo qui, eccolo là, sta venendo. Il regno di Dio è spirituale, è già in mezzo a voi e non ve ne accorgete. Non ha niente a che fare con un regno civile. E questi ancora rimanevano così. E noi facciamo lo stesso. Perché per noi il regno di Dio è quello che intendiamo noi su questo mondo. Non è il regno che Dio vuole costruire su di noi. Noi vogliamo sempre costruire il regno di Israele, quello che crediamo che sia il regno di Dio sulla terra.
Gesù Cristo vuole costruire di Dio quello vero, quello che vuole il Padre. E ci troviamo su binari che non si incontrano mai. Le convergenze parallele, dicevano i politici. Convergi ma non ti incontri mai, come i binari del treno, che si incontrano all'infinito, cioè mai. Allora, l'aspettare comincia a educare i discepoli secondo il progetto di Dio e non secondo quello proprio. Quando arriva lo Spirito Santo, cominciano a vedere che è nata una cosa molto diversa da quello che si aspettavano. Se Gesù Cristo avesse fatto un regno militare con l'esercito che avesse sconfitto l'esercito romano, le leggi, la reggia, i banchetti, i cortigiani, i ministri e così via, queste cose qua, quando avrebbero sperimentate i discepoli di Gesù Cristo? Lo Spirito di Dio, quando sarebbe venuto? Il lavoro di Gesù Cristo è sul piano spirituale. Gesù sta facendo su di noi un lavoro interiore. È lì che sta lavorando. Perché lì è la nostra realtà più bisognosa. Facciamo un esempio per fare capire come siamo fatti noi. Allora, qual è il classico errore dei genitori nei confronti dei bambini piccoli? Il bambino deve mangiare, il bambino deve giocare, il bambino deve vestire, deve andare a scuola. Fatto questo, fatto tutto. Il bambino mangia, beve, magari si ingrassa, diventa un bambino obeso a livello infantile perché sfoga così le sue mancanze, c'ha tutto e non c'è niente perché i genitori non si occupano di lui, nel senso non ci parlano, non gli giocano, non stanno con lui, il bambino torna al lavoro, si mette alla televisione o al bar con gli amici, non sta col bambino, e quello soffre dove? Moralmente, per mancanza di affetto. Ma se uno va a dire al genitore: ah, io faccio tutto per mio figlio, sacrifico per mio figlio, faccio tutto per lui, crede di far tutto e si sbaglia, perché la parte più importante, quella di cui il bambino ha più bisogno, non la soddisfa, non la capisce nemmeno. Quando un adolescente ha un problema che è 3 giorni che non parla, e magari mamma dice: ma cioè, parlaci tu, cioè, crede. Ma che problema è questo? Che stupidaggine, ma i problemi veri è il mutuo da pagare, questo qua, ci pensi qualcuno a casa se non trovi i soldi per pagare, quello è il problema per il genitore. Per il figlio il problema che la cazzetta l'ha lasciato, che l'ha litigato con l'amico, che non riesce a trovare una cosa dove che lo soddisfi, che non riesce a trovare il suo posto, la sua dignità in mezzo al gruppo degli amici. Problemi tremendi per lui. E il babbo non ne capisce, per cui è meglio che non ci parla, perché se stacca a parlare di queste cose, dopo il primo dialogo il figlio dice: non ci vuole parlare più con il babbo, non mi capisce. Fa così, lo rifiuta. Allora Dio agisce in noi nella parte dove manchiamo. La parte spirituale è quella che nel mondo di oggi soprattutto è quella più mancante. Oggi c'è, anche se c'è la crisi, ma con tutta la crisi c'è un benessere che ha sbilanciato tutte le attenzioni in campo materiale al campo spirituale, non ci pensa nessuno. È vero o no questo? Oggi ci vuole, cioè, quanto rispetto a 30-40 anni fa costa di più la vita di questi tempi? Se uno non ha, se un ragazzetto di 13-14 anni non c'è il cellulare, è morto. Ma non deve avere il cellulare che costa 20 euro per poter telefonare. È lo smartphone, dove deve chattare, deve vedere i filmati, deve stare su Facebook. Se non c'è questo, è finito. È retrogrado, tagliato fuori dalle amicizie. E quindi ci vuole quello. Un tempo, se vi ricordate, vi faceva la battaglia con l'allora SIP, poi diventata Telecom, perché ci buggerava, perché il telefono, che è quello col dischetto, ce lo dava in affitto e costava 2.000 euro a bolletta, una cosa del genere. Per cui tu ti tenevi per 10 anni in affitto il suo telefono, lo ripagavi 10 volte.
Allora cosa si faceva? Uno doveva fare alla SIP, restituirgli l'apparecchio, te ne compravi uno e risparmiavi, perché non dovevi pagare più l'affitto alla SIP. Quindi per risparmiare 2000 euro a bolletta si faceva questa cosa qua. Adesso ci compriamo un cellulare di 700-800 euro, che costa rispetto al lire 1,4 milioni, 1,5 milioni. Quindi la cifra per telefonare è salita all'infinito. Il costo, quindi il costo per la vita. Adesso chi è che non si fa il viaggio? Pasqua, Natale, i giorni di festa. Tutte le persone, quelle che protestano, che sono in crisi, perché non ci stanno in casa. Vanno tutti a farsi le ferie, i giorni qua. Ma quante catechiste in parrocchia dicono, ho fatto la Pasqua a Sharm el Sheikh. Poi si torna di confessa perché il giorno di Pasqua è andato a messa, ma c'è qui un musulmano che può andare a messa in quel luogo lì. Beh, c'era una chiesa distante 45 km e troppo lontano non ci potevamo andare. Nella gita era prevista la messa di Pasqua? No, e tu lo sapevi, allora volontariamente hai mancato a questo, si è fatto diventare la Pasqua una gita e non la festa di Cristo, risorto. Ma quante, e quindi si demolisce la parte spirituale per. Faccio una crociera, la gente, un luogo turistico, è bello, mi diverto. Tutto si fa in questo modo qui, per cui la vita è diventata carestosa all'infinito e tutto si gioca sulla parte materiale, per cui c'è una fame spirituale infinita. E anche questo spiega perché poi la gente cerca i fenomeni, lo spiritismo, i fenomeni paranormali e così via. Perché rivelano un mondo che loro non conoscono, non vivono, il mondo dello spirito. E ne sono assetati, affamati. Gesù Cristo fa tutto il lavoro proprio nella dimensione spirituale. Vuole che diventiamo ripieni di Spirito Santo e non di cose materiali. Guarda un po' se Gesù Cristo ha fatto mai una lotta sociale per elevare lo stipendio troppo basso dei contadini ebrei. Ha fatto questa lotta Gesù Cristo? Mai. Non gli interessava questo discorso. Non è che era sbagliata. È che il fatto spirituale rispetto a quello materiale era così molto più importante che quell'altro era inutile se non c'era questo prima. Il problema per l'Italia non è che gli stipendi sono troppo bassi. Sì, è vero questo, ma il problema è che ci siamo allontanati da Dio. Si soffre spiritualmente. Allora, Gesù Cristo lavora non per ricostruire il regno di Israele, ma per costruire il regno di Dio nei cuori. Allora, che cosa succede? I posti devono aspettare, abbiamo detto 50 volte che questo tempo è 9 giorni, per cui questo non lo ripeto più, e arriva Pentecoste, questa festa che si presta bene per fare quello che Gesù Cristo aveva in mente. Quindi la festa deve diventare un giorno in cui c'era l'abbondanza dello Spirito. Devono fare un'esperienza forte dello Spirito Santo. Vi chiedo subito, gli apostoli, i dodici, non quelle 120 persone che stavano nel cenacolo, ma solo i dodici, avevano già fatto esperienza dello Spirito Santo? Sì o no? No. Allora, Vangelo di Giovanni, apparizione ai discepoli, giorno di Pasqua, la sera di quello stesso giorno, diciamo oggi domenica pomeriggio, la domenica pomeriggio di Pasqua, Gesù si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Disse loro di nuovo, scusate, i discepoli gioirono a vedere il Signore, Gesù disse, sì. Gesù disse loro di nuovo, pace a voi, come il Padre ha mandato me, così mando voi. Detto questo, alitò su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo. Questa è l'effusione dello Spirito,
sui dodici. Avevano già ricevuto lo Spirito Santo i dodici, ma non avevano ricevuto l'abbondante dello Spirito. Quando ancor prima Gesù dette ai suoi discepoli il potere di guarire i malati e di cacciare i posseduti, scusate, aprite la porta. Quando Gesù Cristo, mandati i discepoli due a due, dette loro il potere, oltre che di predicare, di cacciare i demoni e di guarire i malati, dette a loro un'esperienza dello Spirito Santo? Sì o no? Con che forza potevano cacciare gli spiriti del male se dentro di loro non c'era lo Spirito Santo? Con che forza potevano dire a un malato, alzati e cammina, o pregare perché lui guarisse, se dentro di loro non c'era lo Spirito Santo? Con la loro forza, con la loro tigna, con la loro forza di volontà? Quindi già loro avevano fatto degli assaggi di Spirito Santo, insomma, tanto da fare miracoli, assaggioni consistenti di Spirito Santo. Ma non era ancora l'abbondanza dello Spirito. Allora, l'abbondanza dello Spirito arriva a Pentecoste. Quindi dal punto di vista delle effusioni, chiamiamole massive, di Gesù Cristo, perlomeno per quanto riguarda i Vangeli, questa è la seconda. La Bibbia, questa è la seconda. Poi ce ne saranno altre ancora dopo. E già questo fa capire che lo Spirito Santo non si esaurisce con un'esperienza. Nessuno può dire, dopo aver fatto un'esperienza profonda, forte, bellissima, sconvolgente dello Spirito Santo, a posto, ho finito. Questo non esiste con lo Spirito di Dio, il quale è talmente grande che ha sempre pronto molto di più di quello che abbiamo sperimentato fino ad oggi. Molto di più. E se cresce in noi la capacità ricettiva nei confronti dello Spirito, la collaborazione con le espressioni, eccetera, crescerà anche la potenza dello Spirito in noi, l'effusione dello Spirito in noi. Dio effonde lo Spirito senza misura. Non ha misure, per scelta. Dio, se ci trovasse disponibili, se vedesse che noi per lo Spirito Santo, ci darebbe lo Spirito senza misura. Noi invece gli diamo la misura dei nostri peccati, in modo che più di quello non entri in noi. Bene, queste sono ancora le premesse. Arriva il giorno di Pentecoste. Ricordo che per gli ebrei il giorno non cominciava come noi, la mezzanotte che divide. Questa è la nostra realtà moderna per dividere il giorno di prima dal giorno di dopo. Mezzanotte, un minuto, comincia il giorno di dopo, sono 0:01, un minuto. E il giorno di prima arriva fino a mezzanotte. Per gli ebrei il giorno, quello di prima, finiva con il vespro di oggi, con il calore del sole. Dal calore del sole tutta la notte fino al calore del sole del giorno successivo era il giorno dopo. Quindi il calore del sole ovviamente cambia nel corso dell'anno, però mettiamo che si faceva sera alle 18. Alle 18 finiva il giorno precedente, alle 18 un minuto cominciava il giorno nuovo. Questo è il modo di vedere la giornata. Allora, quando cominciava il giorno di Pentecoste? La sera alle 18. Tant'è vero, questo esiste anche in noi per quanto riguarda la messa vespertina festiva. La messa del sabato sera è la messa della domenica.
non è la messa del sabato, perché il giorno festivo comincia, secondo la mentalità di un tempo, con il pomeriggio del giorno precedente. Ecco, allora che cosa succede? Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, allora stava per finire cosa significa? Era mezzanotte, erano le 4 o le 5 del pomeriggio. Si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Quale? Il cenacolo. Quando escono dal cenacolo, allora Pietro, levatosi insieme con gli undici, parlò ad alta voce alla gente che era corsa intorno al cenacolo e dice a loro, erano già fuori: uomini di Galilea, e voi tutti ricordate Gerusalemme, vi sia ben noto, attenzione alle mie parole, questi uomini non sono ubriachi come voi sospettate, essendo appena le 9 del mattino. Allora, se l'esperienza di Pentecoste è cominciata verso le 6, le 4, le 5 del pomeriggio e gli apostoli sono usciti fuori a lodare il Signore pubblicamente verso le 9 del mattino, quanto tempo è durata la Pentecoste? Oltre 12 ore, partendo dal... Pentecoste è giorno festivo, allora, il giorno festivo potrebbe essere il sabato, giustamente sarebbe dal sabato fino alla domenica, al mattino alle 9, quindi oltre 12 ore. Mi fa ridere quando per noi una celebrazione che supera la mezz'ora ci stufa. Perché ci stufa? Perché è morta. Ma se fosse una celebrazione viva, come questa, non ci stuferebbe mai. Perché non segue un canovaccio umano, segue un canovaccio divino, dove Dio, che sa che cosa fare con le persone che stanno lì dentro, e gli fa fare un'esperienza così meravigliosa che mannaggia quando finisce, durasse così per sempre, sarebbe meravigliosa. Sono stati oltre 12 ore in preghiera e gli sono stati bene, benissimo, meravigliosamente bene. Che potente queste Pentecoste. Allora, l'abbondanza dello Spirito. Come sarebbe possibile un'abbondanza di pochi minuti? È proprio abbondante in tutto, in senso divino e umano. Allora, mentre il giorno di Pentecoste era per finire, eravamo tutti insieme nello stesso luogo, sappiamo che c'erano circa 120 persone, gli apostoli e tanti altri, viene all'improvviso dal cielo un rombo, cominciano dei segni. Ecco, il segno, per esempio, quando andiamo in liturgia della Chiesa, i segni sono già tutti quanti preparati in precedenza da chi organizza la liturgia, o si fanno quelli del libro, se qualcuno apre qualche cosa in più, c'è un'inventiva, amplifica qualche cosa, ma fa sempre segni propri, che nascono dalla testa umana. Qui non esiste nessun canovaccio dove c'è scritto già quello che deve succedere. Un certo vescovo, senza dire il nome, io ero presente alla sua ordinazione episcopale. Dopo l'ordinazione episcopale lesse un discorso dove lui, tra le altre cose, scrisse così: perché quando ero prima steso per terra e lo Spirito di Dio stava per scendere su di me, io sentì... Ma come? Tu l'hai scritto prima che ti succedesse? Che ne sai di quello che avrebbe fatto Dio quando ti mandava lo Spirito mentre eri steso per terra? Questo è l'assurdo. Come se uno avesse già saputo in precedenza l'agire di Dio, avesse scritto, e tutto il resto fosse un semplice svolgimento di quello che uno sa già che deve avvenire. Ma Dio non ne fa mai queste cose, non ti lascia incastrare da nessuno. Lui è novità, è ingestibile. Più cerchiamo di
afferrarlo e di metterlo in una graticola, più ci sfugge, perché non si fa imbracare da nessuno. Anche questo è simile ai bambini piccoli. Se un bambino piccolo non conosce, vieni qua, vieni, quello si allontana. Se più ti avvicini, più si allontana. Se tu vai per abbracciarlo, non vuole essere afferrato, non vuole essere gestito da nessun altro. Lui lo consente di essere alla madre di fare quello su di lui, ma onestà non si concede, ti tiene lontano, non si vuol fare imbracare. Fai questo, fai il contrario, vai qui, scappa dall'altra parte, perché lui era libero, non vuole sottomettersi a nessuno. Come facciamo a sottomettere Dio? Allora lui fa dei segni che sa lui quelli che servono e quelli con i quali lui gestisce l'incontro. Un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Ecco, il vento, la ruach, il soffio di vita. Questo è uno del... c'è la colomba che dice che il soffio è ancora più bello per esprimere quello che fa lo spirito. Quando arriva lo spirito, riempie tutto. Riempie, per cui, dico una cosa che se uno non ha fatto esperienza non mi può capire, se uno l'ha scoperto lo sente. Quando lo spirito riempie il luogo dove stai e il momento della preghiera che stai vivendo, tu senti la presenza di Dio. Non è così? E quando senti la presenza di Dio è una cosa gloriosa, perché ti accorgi che non è una cosa delle dimensioni di questo mondo, ma sei entrato in una dimensione soprannaturale. È una cosa gloriosa, grande. Gloriosa significa la gloria di Dio che si manifesta. Questo viene dalla presenza, dal soffio che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa. Ecco, guardate, non riempì metà casa sì e metà no. Tutta la casa significa la pienezza. Quando viene lo spirito cambia tutto, riempie tutto. Non esiste un ambito della vita nostra, quando viene lo spirito, che non si è riempito dallo spirito. Perché lui è la pienezza, non è la parzialità, è la pienezza. Poi, apparvero lingue come di fuoco. Vi faccio una domanda: se invece degli apostoli ci fossero stati un gruppo di suore, sarebbero apparse le lingue di fuoco? Aveva fatto un altro segno il Signore, adatto per le suore. Se ci fossero stati un gruppo di famiglie, le famiglie c'è un'altra missione. Agli apostoli toccava annunciare la parola di Dio nel mondo. A loro servivano lingue di fuoco, ma se altre persone c'erano altri scopi, un'altra missione, gli dava un altro carisma. E quel giorno di Pentecoste avevano un altro segno. I segni dello Spirito sono dunque proporzionati al progetto di Dio sulla persona. Voi apostoli, lingue di fuoco. Voi altre cose, altri segni. Però vedete, queste lingue apparvero, le hanno viste, le persone presenti le hanno trascritte. È stato un miracolo. Una cosa che umanamente non si può spiegare. E qui stiamo spiegando in poco più di 15 righe quello che è successo in più di 12 ore di tempo. Non c'è scritto tutto qua. Qui sono le cose principali. L-
lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono ciascuno di loro. Quando arriva la lingua, essi furono tutti pieni di Spirito Santo, non nell'ambiente, dentro ciascuno di loro. Quindi lo Spirito si è mosso, ha fatto la discesa nel cuore di ciascuno. Allora, il fuoco è questa caratteristica di Dio. Quando fa un segno, dice mille cose con una cosa sola. Il fuoco significa ardere per il Signore, significa ardere amore per il prossimo, ardere amore per la missione da fare, significa la lingua che deve accendere l'amore di Dio nel cuore delle persone, quindi la proclamazione della parola, significa mille cose. Eppure scende lo Spirito e la lingua di fuoco dà alla loro lingua di carne la capacità di parlare con lingue non più umane, perché cominciano a parlare altre lingue come lo Spirito dà loro il potere di esprimersi. Perché così? Questo a parlare in lingue lo vediamo in tante altre parti della Bibbia, per esempio a Corinto, dove Paolo è stato a evangelizzare, quant'è? 2 anni circa, poi ripartito e poi ritornato. I cristiani di Corinto quasi tutti parlavano in lingue. Se mettiamo che nella comunità ci fossero state 150-200 persone, quasi tutti parlavano in lingue. Chi gestiva l'incontro lo faceva parlando in lingue. Erano specialisti in questo carisma. E San Paolo dice a loro delle regole per dare una ordinata allo svolgimento dell'incontro, e per esempio dice che chi presiede non si può mettere a parlare in lingua pubblicamente, deve dire delle cose che le persone capiscano, in modo che siano edificate. Si dice delle cose che le persone non possono capire con l'intelligenza, ma recepire soltanto spiritualmente, non sono edificate le persone. Questo caso non esiste nelle nostre comunità, nei nostri incontri. Esiste un movimento dove si parla, tutti parlano in lingue, un incontro dove tutti fanno così. Esiste la necessità di riordinare questo carisma perché c'è un eccesso di uso delle lingue. Non esiste più questa cosa. Ma San Paolo dice ai Corinti che lui, l'ho visto l'altra volta, parla in lingue più di tutti gli altri. In lui questo carisma è più forte, è più accentuato che nelle altre persone. Dove sta questo carisma? È così straniero oggi nella Chiesa che quando si parla, purtroppo, a miei confratelli e anche un tantino più su di questa cosa, boh, ma se, però bisogna stare attenti perché questa cosa, non solo nessuno sa che cos'è, ma nessuno vive questa realtà. Eppure era un frutto della prima grande effusione dello Spirito Santo, la Pentecoste. Perché siamo diventati così stranieri a questa realtà, così lontani? Così. Allora, vedete, la Chiesa dello Spirito ha dato potere di parlare in altre lingue come lo Spirito ha il potere di esprimersi. Vedendo l'uso che facevano i primi cristiani di questo carisma, per esempio, si può dire che le lingue servivano per pregare. E San Paolo dice che siccome nessuno di noi umanamente sa quello che è giusto chiedere quando si prega, allora Dio viene in nostro aiuto, a sostenere la nostra debolezza, con questo dono, perché così preghiamo ispirati dello Spirito Santo e preghiamo secondo il volere di Dio. Perché c'è questa cosa qui. Perché una preghiera sia esaudita deve essere ispirata dallo Spirito Santo.
Se non è ispirato dallo Spirito Santo, quella preghiera è condannata ad non essere esaudita. È facile o difficile capire questo? Allora, se uno prega e chiede a Dio, Signore ti prego, fammi diventare ricco, io voglio i soldi e ne voglio tanti, Dio esaudirebbe questa preghiera? Sì o no? Perché? È un peccato essere ricchi? O diventare ricchi? Eh? Se io parlo a Dio e dico una cosa che viene dall'avidità di denaro, che in campo cristiano si chiamava un tempo cupidigia o avarizia, la mia preghiera è una preghiera ispirata dallo Spirito Santo o dallo Spirito del male? Quando a Dio arriva questa preghiera, che fa Dio? Ci soffre, perché sente un qualche cosa di orrendo che gli arriva. Se noi sentiamo la musica, oh quanto è bella questa, l'armonica, ma sentiamo, ecco per esempio, il modo di cantare oggi dei giovani, nelle band giovanili delle superiori. Qualche tempo fa sono fatto qui all'anfiteatro una manifestazione dove gruppi musicali delle superiori hanno fatto spettacolo dei loro canti. Quasi tutti i canti erano non canto, il canto era un urlo modulato nel senso di fare più orrore possibile, e il contenuto, lasciamo perdere il contenuto di queste urla, non esiste nella musica giovanile attuale la melodia, l'armonia, l'ordine, no? Esiste la cosa che ti deve aggredire musicalmente parlando. A uno che è abituato a una musica come armonia, sentire quello, per carità, è uno schifo infinito, un orrore quella musica. Te ne allontani. Dio sente un orrore quando gli arriva una preghiera non ispirata dallo Spirito Santo. Perché a differenza nostra, Dio guarda più l'ispirazione che il contenuto. Quello mi chiede i soldi perché mi diventate ricco. E così si danno eternamente. Ma come faccio ad ascoltare questa preghiera? Questa non è una preghiera, questo è uno schifo, questa è una rovina per quello che lo chiede e per quegli altri che stanno intorno. Non la vuole sentire di una cosa così. Una preghiera ispirata, dice, lo Spirito Santo intercede per i credenti secondo il disegno di Dio. Perché lo Spirito Santo sa qual è il nostro vero bene. Sa qual è il progetto di Dio, perché essendo lo Spirito di Dio conosce le sue profondità. Allora mi fa chiedere una cosa che coincide con Dio come è fatto, e quella si realizza. Guardate, questa è una cosa, è una grande chiave per la preghiera. Io posso dire 1000 rosari in una giornata, ma se prego questi rosari pensando, mo con tutti questi rosari alla fine Dio lo piego, mi concederà quello che io gli chiedo. Questa è una preghiera? Come se la battaglia con Dio fosse un costringere Dio a fare quello che voglio. Prescindere che quello che voglio sia una cosa buona o no. Come si fa a sapere se una cosa... Questa è una cosa, pregando per i malati ho sbattuto 1 milione di volte.
Come si fa a sapere qual è per il malato la cosa migliore? Apparentemente, quello è il malato, la guarigione è la cosa migliore, la salute. La malattia di per se stessa è un danno alla salute, è una cosa che Dio non ha creato, è un'azione del diavolo o di persone cattive contro una persona. Quindi la via giusta è la salute. Ma se si infila il mio io nella preghiera per la persona, quello guarisce. Quanto è bravo quello lì che ha pregato. Sale agli occhi delle persone. Allora Gesù Cristo dice: siate servi inutili, una volta avete fatto quello che dovete fare, ritiratevi, perché bisogna mettere in evidenza Dio e non voi stessi. Siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Fatta la cosa, dobbiamo scomparire per lasciare il posto a Dio. Ma non è solo questo. Quello è malato, sta per morire. Io prego perché non muoia. Ma se Dio sa che morendo quella persona è pronta per andare in paradiso, è pronta, arriverebbe a un livello alto perché magari le ultime cose le sta con la sofferenza purificando, fa il purgatorio con la malattia, e si prende quella persona così e andrebbe in paradiso subito senza passare per il purgatorio. Io prego per la sua guarigione. Se Dio mi ascoltasse, non dovrebbe portare in cielo quella persona. Ma che cosa è meglio per la persona? Andare in cielo e andarci prima possibile e nel modo migliore, o rimanere a crepare qua per ancora tanti anni di vita nel mondo dei peccatori dove vivere è brutto? Qual è il bene vero della persona? Come fa chi prega a sapere qual è il bene della persona? Si sta magari ammalando una persona cara, un figlio, un amico carissimo, un compagno di cammino di fede, fratello. Qual è il bene per quella persona? Chi lo sa? Allora, quando si prega, bisogna pregare ispirati dallo Spirito Santo, il quale intercede per i credenti secondo il disegno di Dio, perché Lui, che è Spirito, scuta le sue profondità e sa quali sono le cose migliori per noi. Vi chiedete mai di fare del male a una persona cercando di fargli del bene? Questo errore lo commettiamo? Noi siamo convinti che quello è il bene della persona, ci dobbiamo da fare per ottenerlo al massimo, poi ci accorgiamo che invece non era quello il bene, abbiamo sbagliato a cercare di ottenere quello, perché ci mancavano nella nostra analisi del caso, nella nostra visione globale della situazione, tanti di quegli elementi che facevano riportare all'incontrario di quello che noi credevamo in primo momento, qual è il bene giusto della persona. Come si fa a pregare allora? Per cui, questa è una cosa che ci mortifica, perché se io voglio quello, e invece Dio mi dà un'altra cosa, è la nostra morte spirituale. Ma è proprio quello che permette allo Spirito Santo di lavorare nella persona, che quando muore il nostro io, il nostro orgoglio, quando siamo seppelliti, allora che lo Spirito soffia al massimo. Finché c'è di mezzo il nostro io, c'è questo ostacolo al soffio dello Spirito. I grandi santi sono quelli che si sono perfettamente dimenticati e si sono buttati totalmente nell'opera di Dio, per cui hanno fatto quello che Dio voleva, non più quello che volevano loro. Hanno operato il bene secondo il potere di Dio. Allora il parlare in lingue ti permette di pregare nel modo giusto. Prega un po' per quella persona che ha un bisogno grave. Umanamente, Signore, dai questo e quell'altro, secondo la tua testa. Se preghi in lingue,
preghi non secondo quello che tu vedi che è meglio per quella persona, ma quello che Dio sa che è meglio per quella persona. La preghiera sarà più profonda o no? Allora, l'effusione dello Spirito fa fare un salto di qualità alla preghiera, alla nostra vita interiore. Se uno non lo fa, rimane così. Se uno arriva a 95 anni, che ancora non ha imparato a chiedere secondo quello che vuole Dio, ma secondo quello che vuole lui, quando muore poi deve fare il purgatorio, perché il suo io non è finito di morire, nonostante 95 anni di età. Può andare in paradiso uno che vuole comandare a Dio quello che deve fare? Perché lui pensa che quella è la cosa giusta? Mettiamo umanamente parlando, uno va al dottore, dottore, io ho questi sintomi, di conseguenza ho questa malattia, tu mi devi dare questa medicina. Il dottore sente caccia fuori. Oh, chi è il dottore? Tu o io? Fammi vedere e poi vediamo qual è la malattia tua. Il dottore non accetta questa cosa, perché dice, per quando uno si è appassionato in medicina e si sia letto i libri per conto suo, ha fatto ricerche su internet, non sei dottore, non hai fatto tutto un corso di laurea, non hai praticato in malattia, eccetera, eccetera. Nessuno si può sostituire al dottore, nessuno si può sostituire a Dio. Però costa morire a se stessi, morire costa, eppure è quello. Allora vedete, nell'effusione dello Spirito di Pentecoste c'è un grande mistero, che la Pentecoste realizza la conversione di una persona. Finalmente nasce il vero figlio di Dio guidato dallo Spirito. E questa è la cosa che ci aveva Gesù Cristo, che lo rendeva pieno di Spirito Santo. Lui cercava sempre di fare ciò che era gradito al Padre, non a se stesso, non gli importava di sé. Quante volte Gesù Cristo dice nei Vangeli che lui cerca esclusivamente di fare le cose gradite al Padre, come lui vuole io faccio. Le parole sentite non sono le mie, sono le parole del Padre, io le ripeto, ma la dottrina che dico, le cose che dico sono le sue, non sono le mie, il mio modo di pensare. Nessuno può dire le sue cose. Se io qui fossi a predicare il mio Vangelo, vi ammazzerei spiritualmente tutti quanti. Dovete scappare via per salvarvi l'anima da questo incontro e tutti quanti gli altri. Perché predico il mio Vangelo. Io devo essere morto a me stesso per predicare il suo Vangelo. E non posso predicarvi quel modo con cui io vedo le cose. Devo predicarvi quello che è. Vabbè, questa cosa passa attraverso i limiti della persona. Ma chi trasmette il Vangelo deve essere oggettivo. Deve dire le cose di Gesù Cristo, non le cose sue. Perché a me sembra che Gesù voglia dire questo. Che ti sembra? O sì o no? La verità è quella. Qual è la verità? Allora, lo Spirito di Dio, quando è sceso, ha trasformato le persone dall'interno, mediante la morte di se stessi, essendo del proprio io, del proprio egoismo, della propria vanagloria. Però siccome queste cose esistono già, non è che si possa scavalcare. Se uno diceva lo Spirito Santo che è libero, ma anche i bambini lo sono, col peccato originale. Dio fa sempre una fatica a riempirci di Lui, perché ha gli ostacoli che sono nella nostra persona. Esiste su questa terra una comunità che va perfettamente d'accordo con le persone che non litigano mai? Oggi ho fatto un matrimonio, cioè dalla lettura del perdono come Vangelo, non so perché hanno scelto questi sposi, hanno scelto questa,
da chiedere, qui ci sono tante coppie, c'è qualcuna che non ha dovuto mai perdonarsi l'uno con l'altro durante il corso degli anni del matrimonio? O meglio, tutte le cose generali. Il matrimonio è sempre vissuto di perdono, reciproco, ma sempre, se non è tutti i giorni, di vicino. I matrimoni dove il perdono non c'è stato si sono sfasciati. Questa è la storia. Dio deve fare un lavoro su di noi con tanti di quegli ostacoli da correggere, che lui veramente suda sette camicie per riuscire a convertirci e portare a lui, perché non vogliamo mai morire. E se moriamo risorgiamo in negativo, il nostro orgoglio risorge da un'altra parte, in un'altra modalità. Oggi ho parlato con uno di Pescara, le lezioni, questo conosceva delle persone che io mi chiamo in sicuro, dice, ma sa quante persone sono presentate per le votazioni per il sindaco? 160, mi scoppia da ridere. Tutti in politica vogliono entrare, tutti vogliono i voti. Ma chi è che si vuole mettere sulle spalle la fatica di cambiare il paese? Quando viene fuori quella, scompaiono tutti. Hai votato per l'onore, la gloria, la vanagloria, per lo stipendio, e poi tutto rimane come prima, perché costa lavorare per gli altri, e tanto. Dio non può fare questo con noi. Dio vuole che cambiamo veramente. Lui fa questa fatica e deve darci sempre delle esperienze nelle quali siamo chiamati a maturare, dove c'è un lavoro da fare su di noi. Allora lui ha mandato lo Spirito Santo, il quale è sceso dentro gli apostoli, non esternamente. Ah, il profumo di Padre Pio, va bene, è un segno, ti conferma, ma non è una cosa che ti cambia di dentro. Ho visto la nuvola, ci stava la Madonna con il braccio del bambino. Va bene, hai visto un segno, che quello lì ti ha fatto diventare santo, ti ha fatto fare pace col tuo vicino, ti ha spinto a fare la carità ai poveri, hai fatto quello, dopo aver visto quello, no. E allora Dio ci lavora di dentro, vuole il nostro cambiamento interiore, e lo Spirito Santo è sceso dentro gli apostoli. Per cui, vedete, non esiste la salvezza limitandosi alla storia di Gesù. Perché quando Gesù Cristo è morto per i peccati, è risorto, Lui si è salvato, non tutti quanti noi. Noi salviamo quando il suo spirito entra dentro di noi, cioè col dono dello Spirito Santo. Perché quello ci cambia, ci lavora interiormente. Bene, allora questa è la prima parte della Pentecoste, poi domenica avremo la Pentecoste vera e propria, quindi domenica pomeriggio il discorso della guarigione fisica e spirituale va indietro, domenica pomeriggio ci si incontra per lo Spirito Santo, si pregherà, poi fa il Signore quello che vuole Lui, ci guiderà Lui, cambieremo, lo sa Lui come, quanto e in che modalità. Quindi così prepariamoci per questa esperienza, per questa grazia. Sicuramente Dio farà un'abbondanza. È il giorno dell'abbondanza dello Spirito. Poi cosa cambierà? Lo sa il Signore. Io, sacerdote, quello che ha detto, non lo so proprio. Vado nel mistero e mi butto nella fede nel Signore. E adesso preghiamo in piedi. Signore Gesù Cristo, noi ti preghiamo, manda il tuo Spirito, non essere più lontano da noi per causa delle nostre colpe,
ma li possiamo sperimentare interiormente, laddove le cose devono cambiare sul serio, che la nostra preghiera si santifichi e diventi una preghiera esaudita, che la nostra unione comunitaria diventi quella che tu vivi col Padre a causa dello Spirito Santo, che va a diventare una cosa sola. Ti preghiamo, Signore Gesù Cristo, manda il tuo Spirito su di noi e ti preghiamo che la Pentecoste si realizzi domenica e in tutte le altre occasioni che tu vorrai per la nostra vita. Che la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.